momento particolare dove voglio parlare all'ingegner Marasco. L'ingegner Marasco è il capo dipartimento ARS Abruzzo, è una persona che oggi presentiamo in colloquio della 260. La 260 fa parte di una progettazione nazionale ed è strategica, nel senso che è stata inserita nella legge obiettivo, come sappiamo, ha una priorità. Credo che tra gli interventi che si stanno realizzando nella regione Abruzzo sia quella che, o magari tra i primi, a livello di budget economico, io non so, il Presidente poi potrà meglio dire, però insomma è un intervento abbastanza corposo ed essenziale per i nostri territori, sia per l'Aquila ma sia anche per le aree dell'Alto Adriatico. Spero che in tempi brevi si possa in qualche modo arrivare a SS4. Come dicevo, l'ingegner Marasco è una persona che ho conosciuto io circa 2 anni fa, e perché nel frattempo oggi siamo il quinto lotto, ma stanno realizzando il terzo e il quarto lotto, ed è una persona dalle capacità straordinarie, una persona molto pragmatica, e devo riconoscergli che ad ogni mia richiesta fatta fino ad oggi rispetto alle progettazioni in essere ha dato sempre seguito, ha sempre capito quelle che erano le necessità del territorio, del comune di Montereale, e di questo insomma te ne voglio rendere merito pubblicamente. Quindi grazie veramente per la vicinanza, e lascio la parola al Presidente che abbiamo atteso. Grazie. Della operatività e della anche passione che ci mette quando prende di petto alcuni temi, alcuni dei quali erano anche attesi da lungo tempo, qualcuno pure persino fermo a troppo tempo. Quando io ho assunto l'incarico di Presidente della Regione si parlava dell'esigenza del quinto lotto, era molto presente, era già aperto il cantiere del quarto lotto, ma insomma non era né di programmazione né di finanziamento, il prolungamento fino a confine, poi fino, perché chiaramente la nostra competenza amministrativa arriva a confine, ma il nostro obiettivo è arrivare alla matrice, e non so se anche il sindaco come dice sia presente, perché tutti i dati, l'assessore, benvenuto, grazie della vostra presenza, per noi è molto importante arrivare fino al traguardo finale e creare questo che possa rappresentare appunto una strada molto importante per le aree interne. E stavo dicendo, non era né programmazione né finanziamento, che cosa è accaduto nel frattempo, nella prima occasione in cui la Giunta ha potuto approvare, mettere mani, quindi anche rivedere il proprio strumento di programmazione sulle infrastrutture strategiche, che è un documento programmatorio, per carità, per certi versi può essere anche considerato denigrato con i libri dei soldi, perché tutte le amministrazioni chiedono allo Stato, all'ANAS, sopra di loro, ma diciamo decisamente qualcosa di più di quello che realisticamente poi le finanze pubbliche riescono a, diciamo, a soddisfare. In ogni caso, nella precedente strumento di programmazione non c'era, lo abbiamo integrato, e ringrazio su questo ovviamente dentro la Giunta e assessori Aguilani che sono qui, che ringrazio. L'assessore Luis hanno giustamente ovviamente fatto sindacato territoriale per fare in modo che ci fosse anche questa artea della nostra programmazione strategica. Il sottosegretario Raggiunti, segretario su infrastrutture e trasporti, ha saputo comporre il documento, ci sono anche i nostri uffici, il direttore del Dipartimento di Primavera, il ingegner Pinceco, che ovviamente lavorano giorno e notte per
metterci in condizione di presentare progetti spendibili, fattibili, sostenibili anche nel confronto con gli altri organi dello Stato. Successivamente è arrivata un'opportunità che ha permesso di fare un'accelerazione, uno scatto di reni rispetto ai tempi che ci sarebbero voluti normalmente o alle difficoltà che si sarebbero potute incontrare, che è il fondo complementare del PNRR per le aree del cratere sismico. Su questo fondo complementare in realtà in partenza non era previsto neanche un euro per le strade, e questo accadeva anche perché in Europa la filosofia del PNRR è una filosofia che parla economia circolare, transizione digitale, quindi anche le missioni dedicate ai fondi del PNRR e anche del fondo complementare c'erano state presentate in una formulazione dove abbiamo ritenuta troppo rigida, un po' restrittiva o letterale, e come dire, per gli scienziati cosmici dell'Europa le strade asfaltate non sono né economia circolare né sostenibilità ambientale, non è, come dire, il futuro che ci si aspetta. Abbiamo articolato un dibattito in quella sede con il commissario Legnini, con tutte le altre, con le altre delle regioni, e in particolare con la, insieme alle regioni Marche abbiamo iniziato una offensiva perché diciamo c'era in parallelo a Ascoli Teramo, la Pedemontana Ascoli Teramo, che era un'altra delle opportunità, ma poi anche tutte le altre due regioni, Umbria e Lazio, ci siamo trovati insomma su questa esigenza e abbiamo provato a spiegare, magari dicendolo con una battuta, va benissimo il futuro, la transizione digitale, l'Europa che verrà sarà tutto felice, noi però non possiamo rimanere al Medioevo e abbiamo bisogno quantomeno di, come dire, pareggiare il conto sul presente, e se noi ricostruiamo i piccoli paesi, i tanti borghi, ma non colmiamo quel punto di difficoltà, di accessibilità, di connessione, che non è solo appunto connessione digitale, e va bene, si stanno facendo tanti progetti sulla banda larga, sul 5G, sulle reti, su tutto quanto, però se ci si mette troppo tempo per entrare e uscire, per arrivare ai posti, per muoversi, è chiaro che chi lavora si trasferisce altrove, con i ponti al massimo ci sono i pensionati, o ci tornano le persone che dopo la pensione amano troppo il proprio paese per starsene magari in una oscura periferia e quindi scelgono di ritornare alle origini, alle radici, però appunto sono paesi che poi non hanno giovani, non hanno le scuole, vecchiano, eccetera, eccetera. Diciamo sostanzialmente abbiamo sfruttato, abbiamo vinto questa battaglia, anche se non con somme enormi, abbiamo magari sperato un'opportunità maggiore di finanziamento, però prendiamo il bicchiere mezzo pieno, va bene così, abbiamo ottenuto l'inserimento di fondi sufficienti per fare la progettazione del quinto lotto della Monte Reale Medice e in parallelo della Pedemontana Solitea, comprensiva della prima parte, lo spiegherà meglio ovviamente il capo compartimento di ANAS, l'ingegner Marasco. Quindi questo primo finanziamento non è soltanto progettazione, è anche una prima parte di realizzazione, e qui peraltro credo che siamo molto più avanti rispetto ad altre situazioni, peraltro con il cantiere, con il 48 che sta chiudendo, io sono fiducioso e poi ascolterò con piacere e curiosità anche io insieme a voi Marasco su questo. Credo che i tempi per l'apertura del primo lotto, del primo stanzio funzionale del quinto lotto sarà molto veloce, almeno relativamente veloce rispetto ai classici tempi delle infrastrutture. Aggiungo che rispetto a quello che manca per finanziare l'intero porto dell'opera c'è un impegno che definirei solenne da parte del Ministero delle Infrastrutture insieme ad ANAS e al commissario con il quale abbiamo poi condiviso tutta questa programmazione e distribuzione delle risorse, per fare in modo che poi nella ordinaria programmazione degli interventi che ANAS anno dopo anno farà, che deve essere alimentata dai fondi di bilancio del Ministero,
e il completamento di questa opera, quindi i successivi stracci, entreranno nella programmazione ordinaria l'anno dopo anno. Adesso vediamo quanto ci vuole a concludere, e quindi non si fermeranno i lavori, non dovremmo iniziare una vertenza, almeno spero, insomma, che nessuno tradisca gli impegni, ma nella mia posizione, nel mio ruolo, ovviamente sono tenuto a considerare seri gli impegni che assumono le altre istituzioni, e quindi questo ci dà la possibilità di prefigurare un quadrilatero in queste aree interne, di cui oggi esistono, diciamo, due lati, anche se devono essere migliorati e potenziati, perché da un lato abbiamo tra Terra dell'Aquila sia l'asse autostradale che la statale 80, tra Matrice Ascoli la Salaria, progetto anche la Salaria di un lavoro di potenziamento già con altri fondi. Mancano le trasversali, da un lato appunto completiamo tra l'Aquila e Montereale a Matrice con l'inizio di questi lavori, e sul versante Teramo Ascoli, andremo a breve rivedremo un incontro di questo tipo anche sul versante Teramo Ascoli per presentare invece qua altrettanto lavoro che sempre il Gene Vasco ci potrà illustrare sulla Pelle Montana Ascoli Teramo, e sui primi lavori che potranno essere eseguiti lungo quel tracciato. Quindi io ringrazio tutti voi dell'attenzione, ci tenevo che si facesse la presentazione, che prima di aprire un cantiere, insomma, ci fosse anche un momento di confronto con il territorio che io sono certo che ha lungamente atteso questo momento, e quindi immagino e spero, insomma, che poi anche la collaborazione nel portare avanti il cantiere, gestione dei lavori, anche dei disagi che arriveranno e così via, sarà comunque improntata alla massima collaborazione da parte delle amministrazioni locali, perché si possa correre veloce verso la realizzazione di questa importante arteria. Grazie. Grazie. Prima di cedere la parola a Gemma Asco, salutiamo gli amministratori in sala, così avete anche il quadro dell'idea di chi è presente. Abbiamo appunto il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortelli, accompagnato dall'assessore Alessio Di Fabio, per la provincia dell'Aquila, delegata dal presidente Caruso, c'è Gabriele Sette, il sindaco di Capitignano, Franco Pucci, il sindaco di Cagliano, Ilde Di Martino, il sindaco di Barete, Leonardo Gattuso, il vice sindaco di Pizzoli, Angelo Stupizio, e sentiamo anche il consigliere regionale Pier Paolo Petrucci. A lei, Ingegner Marco. Sì, buonasera, saluto tutti, innanzitutto sono molto contento di essere oggi, appunto, accettare questo invito che ci hanno sia la regione che il comune, per presentare alcune, diciamo, condizioni specifiche concrete. Il presidente tra l'altro ci ha delineato già in maniera completa, quindi, diciamo, non c'è tantissimo altro da aggiungere nella parte, diciamo, programmatica e nella parte attuativa di questo salvo poi andare a illustrare nel dettaglio gli interventi. Il lavoro che è stato fatto, devo dire, in questi pochi mesi, perché tutto parte, come ha accennato il Presidente, in realtà dal dicembre 2021, con le scadenze c'è un piano nazionale complementare al PNRR, veramente di tempi strettissimi, con la programmazione e una realizzazione di opere infrastrutturali, un certo di più, sia dal punto di vista progettuale, dal punto di vista poi completamente realizzativo, perché già delle scadenze stringenti di arrivare dei lavori che hanno tempi che in realtà non si rinvengono almeno, diciamo, nei 25 anni di ANAS di realizzazione di infrastrutture, tempi così stretti per interventi anche di grosse dimensioni, di estrema complessità progettuale, che è inusuale. Noi come ANAS abbiamo accettato questa sfida, perché non era giusto sottrarsi a questa opportunità che poteva consentire al territorio di darsi una progettazione completa e compiuta da analizzare.
analizzare da inserire i piani finanziari e accedere concretamente alle risorse sulla base di progettazioni concrete che individuassero il quadro dei fabbisogni e delle esigenze trasportistiche. Tra l'altro, laddove ci fossero stati già appostati dei finanziamenti dei lavori certamente questi finanziamenti non potevano non essere impegnati concretamente. Come avete presente, si parla di questo piano nazionale complementare del PNRR che prevede in Abruzzo 3 miliardi di particolari, c'è ovviamente il completamento della dorsale tra 2,60 l'Aquila la matrice, il quinto lotto rappresenta il completamento in Abruzzo di questo itinerario importante, come ricordavo il sito di Sale, addirittura l'azione nazionale della legge obiettivo del 2001, la delibera CIPE del 2001, la legge obiettivo del 2008, siamo nel 2022, e questa occasione non ce la siamo fatta scappare. Ovviamente il quinto lotto ha un'urgenza di attenzione non superiore alle altre, forse altro che il fatto che l'unico intervento che ha appostato almeno 20 milioni di euro per la realizzazione del lavoro, al contrario di quella che ha chiaro invece i finanziamenti per la progettazione, ma che è davvero un po' lotto di questo piano, di questo piano complementare ce l'ha dimostrato un po' lotto. Io vorrei quindi diciamo invitarvi a fare Non si sente? Non è che dovresti spiegare. Ti davo, si sente adesso? Allora, questo è il piano nazionale complementare al PNRR, come dicevo, ha tre itinerari in Abruzzo del cratere, l'itinerario 1 che va il prodotto dello stare a matrice montata dell'Aquila, un intervento che ha nella progettazione poi si dimostra per essere un intervento di realizzazione di una strada extraurbana secondaria per circa 7 km con una valutazione di impegno di spesa complessiva di 96 milioni di euro. Come diceva il Presidente, ci sono altri due itinerari importanti, la comunità delle Lombarde, che era un po' diciamo un incontro su cui sono stati appostati fondi progettuali e non per la realizzazione ancora, non ancora per la realizzazione di opere, e l'altro asse importante è quello della strada 81 del Terrazzo. Questo straccio di coreografie fa vedere che comunque ANAS ha attivato, ovviamente con una certa priorità nel quinto lotto perché avevamo le scadenze stringenti che poi vi dirò, sia nel completamento della progettazione, sia nell'approvazione progettuale, ma soprattutto nella pubblicazione del piano di gara e nella pubblicazione. La coreografia che poi partiamo nel dettaglio, in basso a destra, è proprio il quinto lotto che illustrerò della variante di materiali sulla 160, quella in alto a sinistra è la vera unità che si compone di tre lotti, il quarto e il quinto lotto che congiunge la trasversale da 80 l'H sul Teramano fino ad arrivare allo svincolo di Alcaramo nelle Marche e l'itinerario poi sulla SS81. Vediamo il nostro intervento. Il nostro intervento è stato inserito nella pianificazione quindi nell'ordinanza del 16 dicembre 2021 già con un'impostazione di poter realizzare una straccia funzionale. Sono stati attribuiti 4 milioni complessivi per la progettazione dell'intero itinerario e 20 milioni per realizzare già una straccia funzionale che avevamo individuato già in fase di stesura di questa pianificazione, avendo evidenziato la possibilità di realizzare una straccia funzionale. La progettazione quindi parte da dicembre 2021, entro il 31/12/2021 noi ratifichiamo anche al Ministero, alla Presidenza del Consiglio, che avevamo formalizzato un incarico progettuale. Da prima attraverso un incarico di progettazione individuato, un tracciato che si può descrivere in questo modo, con 7 km e 100 di nuovo itinerario, di cui circa 5,7 sono in totale variato e 1,4 riguardo un adeguamento del tratto terminale che porta allo stesso. Abbiamo una strada a 2 corsie di larghezza complessiva di 9,50 m, identica a quella che si stanno, le due lotti, terzo e quarto che si stanno realizzando, quindi abbiamo due corsie da 3,50 m per 1,25 m. L'intero tracciato studiato ha tra le opere principali una galleria di
abbiamo completato e portato in approvazione. Questo è uno straccio del tracciato, dove già si dividono il primo straccio funzionale che è finanziato. Abbiamo il primo tratto che è quello dello sviluppo cavallari, che stiamo completando un tratto fino a una rotatoria della località San Vito, che poi ci obbliga a ritornare sulla strada 260, e l'altro tratto che fa parte del primo straccio è l'allevamento in sede, lo svincolo che porta la contrada a Santa Lucia, all'abitato di Santa Lucia, che verrà adeguato attraverso la rotatoria per arrivare fino al confine regionale del Lazio. Ovviamente le competenze dell'Abruzzo sono queste. Questo è il tracciato che abbiamo sulla cartografia CPR, queste sono le sezioni tipo indicative della nuova tratta stradale, ripeto, non è del 50, la macchina del 50, così è del 50 e la macchina del 25, questa è la sezione della carriera stradale, ci saranno due via pubblica per 35 metri, il pagamento dell'intervento negli anni di condanno, sia di Monte Reale che diciamo, del comune che ha il 99,9% del tracciato all'interno del suo territorio, ma anche Camerignano che verrà diciamo, l'adeguamento della originale intersezione di Stradaso che sarà valutata come intersezione europea. Questo è il tipo idrografico che abbiamo dovuto studiare e valutare nell'ambito di un progetto di fattibilità tecnica e economica, che in realtà dovrebbe essere un livello di studio di indagine abbastanza agile, lo è. Ma quando voi lo si riguardi come il livello progettuale che deve andare in appalto ha un approfondimento progettuale che certamente superiore. Io vorrei dire analogo a quello di un progetto di tipo. Quindi è vero che abbiamo analizzato il progetto di fattibilità anche con l'impegno di dover valutare delle alternative, cioè il progetto di fattibilità sono parte appunto per valutare diverse invece. Ci sono stati due valutati proprio di conferenze di servizi espressamente. Cui il Comune di Monte Reale ha espresso la sua preferenza rispetto alle varie ipotesi che noi abbiamo accolto in maniera assolutamente favorevole. Questo per rappresentare anche la complessità di un'attività può avere nella sua stesura. Diceva l'altro giorno il Gesù Colato che si occupa di tutti diciamo, i casi del sindaco, in realtà il piano nazionale ambientale di livello progettuale non ha relazione al piano stesso, all'urgenza con cui si dovrebbe attivare questi interventi, a un livello di approfondimento che non è uguale all'intervento urgente, quindi un intervento molto molto approfondito anche se in progetto di attività. E questo vuol dire che ci ha impegnato fortemente in questa fase. Quindi sono state studiate oltre diciamo, tutte le possibili interazioni con il territorio, questa c'è una, ad esempio la carta del vincolo idrogeologico, la carta del rischio franco, vedete che fortunatamente non tocchiamo nessuna carta. Nessuna zona di rischio franco neppure basso, facciamo quindi per affrancare anche per queste regolazioni di carattere in particolare di vulnerabilità diciamo idrogeologica. Ed è interessante guardare la tempistica, la tempistica con cui si sono sviluppate tutte le fasi. Ricordo l'attività di ordinanza del 16 dicembre 2021, qui formiamo e ratifichiamo l'inizio della progettazione entro il 2012.
dicendo, le marce, diciamo, sono proprio forzate nella raccolta di questa sfida, anche nei tempi della produzione di questo documento, non potevamo permetterci non rispettarli. Quindi ho detto, aprile 2022 si avvia la conferenza dei servizi dell'intervento, c'è l'approvazione, a maggio c'è la determinazione dell'atto attuativo conclusivo della conferenza dei servizi da parte del soggettore. A maggio ad oggi da maggio, mi pare l'atto conclusivo di approvazione del progetto di conferenza di servizi fosse il 1 di maggio. In questo mese abbiamo lavorato per recepire le indicazioni che ci hanno pervenute in conferenza di servizi, fra cui la realizzazione di una nuova autonomia sul tratto terminale del lotto, la scelta del tracciato che ci era stato indicato in conferenza di servizi, perché abbiamo questa scadenza ulteriore a breve doveva approvare definitivamente per l'appalto e tutto il progetto. Questo primo straccio che abbiamo quindi concluso, che dovevamo approvare il 30 giugno, il costo del progetto è aumentato leggermente dai 20 previsti ai 22, ma questi due siamo riusciti a recuperarli dai fondi di progettazione che non abbiamo, quindi abbiamo tutto quello che, come ho detto, Anna sta fatto praticamente in casa questa progettazione, perché non è stato affidato per tutti gli approfondimenti di carattere geologico, per il nostro topografico, lavoriamo già con approfondimenti progettuali importanti. Queste sono un po' le tappe che ci impone il PNC. L'affidamento dell'appalto deve avere quindi un'obbligazione giuridicamente vincolante, quindi l'aggiudicazione dell'appalto, che sarà un appalto fatto sul progetto di fattibilità, anche con l'opzione che si possa presentare in fase di offerta alla progettazione definitiva, quindi accelerare ancora più di tempo, quindi avere solo la stesura del progetto esecutivo da parte dell'affidatario, per poi arrivare all'esecuzione dei lavori, dobbiamo giudicare appena la prevenzione di questi progetti del 31-12-2020. Dopodiché abbiamo delle scadenze anche sulla produzione di questi lavori, quindi abbiamo il 25% di questi lavori entro il 2023 e via dicendo. Se riusciremo, come riusciremo ad arrivare alla giudicazione della parte del 2022, siamo confidenti che anche i lavori dovranno andare avanti velocemente, rispetto alla scadenza che comunque ipotizzato dal termine massimo del 2026, abbiamo studiato anche nel lavorato, pensiamo che questo lavoro possa essere in 24 mesi. Questo è il tempo di scadenza che abbiamo dato per realizzare questo lavoro. E chissà che in questi 24 mesi non si trovino i fondi anche per fare la restante parte della comunità. Tra l'altro voglio dire che Amas è in animo di chiudere la partita progettuale sull'intero lotto, nel senso che ha approvato questo primo straccio, effettivamente dovremmo approvare anche lo straccio restante. Chi fa questo lavoro sa che anche l'approvazione non è un aspetto politico, la norma impone delle attività di verifica sulla progettualità prima della validazione per l'appalto. Abbiamo ricevuto una deroga da parte del soggettatore per poter eseguire la verifica, la validazione dettagliata della controlla senza avvalerci di un gruppo esterno, di un gruppo certificato, secondo noi, in genere sono attività molto lunghe. Quindi pensiamo che nel giro di un mese potremo chiudere con l'approvazione anche il secondo straccio per la valenza. Il secondo straccio dal punto di vista economico c'è veramente più impegnativo, perché è un residuo di quasi 76-78 milioni. Però avete proceduto un progresso di essere un buon auspicio per reperire questi finanziamenti. In realtà come sta avvenendo sulla volontà, do questo piccolo anticipazione, la settimana prossima pensiamo che arrivare anche una conferenza di servizi sul terzo e quarto lotto della volontà nel Teramano e di seguito quella del quinto lotto fino a Teramano. Anche quella progettualità praticamente è conclusa. Per il momento abbiamo solo
progetti spendibili, progetti che ci consentono di andare a palco, sono un ottimo dinamico per ritrovare finanziamento. Lo stage che andremo a realizzare si compone di due tratti. Il primo riguarda dall'innesto in Cavallari fino alla propria legge di San Vito, con l'adeguamento in realtà, questo è la segreteria comunale, ci riporterà sulla strada interessante. Abbiamo già in questo tratto la realizzazione di quattro rodatori, oltre tutta una serie di doni idraulici, di scavalli idraulici. Invece in questo tratto di 2 km in più. Quattro lavoratori e sono stati risultati importanti per due punti, due traversamenti fluviali per una legge di una certa rilevanza e circa 10 bambini idraulici. Nello studio che abbiamo fatto abbiamo visto che è un'area particolarmente sensibile dal punto di vista idraulico, quindi le ipotesi iniziali e le livelli più bassi che abbiamo dovuto modificare per affrontare un po' la vulnerabilità della sensazionale dai scenari che sono cui siamo venuti per eventi decennali su un tempo di ritorno di 200 anni, i primi ragazzi sono un po' alzati rispetto agli iniziali previsioni. E il secondo tratto che anche abbiamo voluto inserire recuperare anche in questo altro tratto del momento che abbiamo iniziato 5.4 che va dalla rotonda per la frazione di Santa Lucia, che sarà poi il nesto in cui arriverà la galleria di completamento dell'itinerario fino diciamo, al termine del confine regionale. Come vedete il progetto ha ricevuto anche la richiesta da parte del Comune di Monterreale di inserire una seconda rotatoria con altre entità comunali che questo ci ha dato. Il completamento quindi riguarda 3,6 km di misure di tracciato per la residenza del centro, di cui 1 km che saranno realizzati in galleria. Auspichiamo di chiudere dal punto di vista formativo questa interna grazia, cioè un progetto che sia appaltato in ogni momento appena stiamo dando le queste punti entro il mese di giugno o entro la metà di luglio. Ovviamente se non dovessimo ricevere finanziamenti per la realizzazione dell'intervento, noi proseguiremo con l'attività progettuale che vuol dire sviluppare il progetto di direttiva, perché non anche se per esempio comunque i tempi che vengono guadagnati in ogni caso a questo lavoro. Se si va in una fase di creatività, la voce sviluppata, la voce sviluppata, se noi la decidiamo di decidere un parallelo, teoricamente si potrebbe arrivare all'appalto sul progetto di sostituzione non appena saranno disponibili questi finanziamenti. Io mi fermerei qua, perché se poi ci sono questi chiarimenti, grazie. Ingegnere della tua decisione, chiederei l'intervento a Luigi Pionti che saluto e ringrazio della presenza e faccio io una valutazione per il risultato elettorale stare anche il vostro questo che sono stati. Volevo sottolineare una cosa che ha detto l'ingegnere che forse magari può passare osservata. Noi abbiamo aspettato la realizzazione della 260 per il terzo e per il quarto lotto per 40 anni. Ci sono voluti 40 anni per poter proseguire da Pizzoli, da Cagnano ed arrivare fino a Montereale. Oggi stiamo parlando di un allocamento di risorse fatte a dicembre. Io mi ricordo che l'ingegnere mi ha chiamato pochissimi giorni dopo, era gennaio, febbraio, mi ha telefonato e mi ha detto guarda, vieni giù che dobbiamo vedere la fattibilità, quale percorso scegliere, quale è meglio per il tuo comune. Pensavo fosse una chiacchierata informale e di lì a un mese mi sono ritrovato gli ingegneri che già avevano fatto una fattibilità su quello che ci eravamo detti. Ad oggi abbiamo la progettazione, sono certo che rispetteranno queste scadenze. Il PNRR e il fondo complementare non ci permette che i lungaggini a cui siamo abituati, quindi al 2026 dobbiamo avere l'opera realizzata. Sono certo che l'ingegnere, l'ANAS, la regione, ma noi tutti riusciremo a cogliere questo obiettivo. Grazie. Lascio la parola a Luigi. Grazie Massimiliano, faccio a te gli auguri per il meritatissimo rinnovo della carica.
collega di sindaco di Montereale, saluto i relatori qui al tavolo, i sindaci, gli amministratori del territorio ed Antonio Marasco, di cui fa bene a sottolineare la professionalità e la tempestività, perché è una persona che davvero si dedica alle esigenze del territorio con tante professionalità e grande anche amore da Aquilano, che sono in provincia acquisito. E sono molto contento che lo facciamo l'ultima volta che sono venuto qui, era un'occasione di inaugurazione della scuola, diciamo l'ultima volta che sono venuto in un'occasione ufficiale, la formazione insieme ai servizi della sanità, della comunità, la possibilità di essere per le aree interne, insieme al tema delle infrastrutture, è sicuramente centrale per il piano delle aree interne. Devo dire, ringrazio il Presidente della Regione, tutta la Giunta regionale, il Consiglio regionale, per aver dato un decisivo impulso sul tema delle infrastrutture. Non soltanto su questa vicenda, immagino che il Presidente abbia già un po' raccontato, noi ci siamo trovati a dibattere sul tema del fondo complementare e ad organizzare una strategia sul fondo complementare in una situazione molto complessa, perché vedeva allo stesso tavolo centinaia di enti locali, quattro regioni, sensibilità diverse, necessità diverse, grado di danneggiamento diverso e anche esigenze specifiche diverse. Devo dire, va a merito del Presidente Marsilio, che insieme alla parola in prima battuta introdusse il tema delle infrastrutture nell'ambito delle cose da finanziare all'interno del fondo complementare. E devo ringraziare anche Massimiliano in qualità di coordinatore dei sindaci del Tradene insieme al sindaco di Pizzoli, per aver collaborato proficuamente insieme al Comune dell'Aquila per il tema della redistribuzione di queste risorse. Quando ci siamo trovati a dover affrontare la questione delle quote, mentre le regioni hanno fatto un braccio di ferro non secondario, e forse si è completato, invece l'Aquila insieme ai Comuni del Tradene hanno fatto una battaglia fianco a fianco nell'ottenimento del 33% dell'intera quota, e poi nel momento in cui dovevamo andare a ripartire sia la supermisura, la macro misura, sia la macro misura B in maniera assolutamente condivisa, solidale, e con, devo dirlo, il Comune dell'Aquila, rispetto alle esperienze degli anni passati, credo si sia comportato in maniera assolutamente egregia nei confronti del territorio del Tradene. Questo perché io personalmente, per la mia esperienza personale di amministratore del territorio, ma anche per una sensibilità spiccata al tema della città-territorio, ci vedo fino in fondo. Non è solamente un modo di dire, non è solamente un luogo comune, uno slogan della campagna elettorale. Credo in questi 5 anni, lo farò anche nei prossimi 5, di aver esercitato fino in fondo la filosofia di un'unità di destino, direi quasi, fra la città dell'Aquila e i Comuni del Tradene, anche i comuni che non sono ricompresi all'interno del Tradene, compreso la tematica del doppio Tradene, facendo un incontro che ricordo era d'inverno, quando ancora non erano così chiare le situazioni rispetto alle modalità con cui si dovevano affrontare i temi della ricostruzione del doppio Tradene. Ci sono state per troppi anni troppe incertezze, la politica forse dovrebbe fare anche un mea culpa rispetto a quanto diverso ci sia stato nell'affrontare il tema dell'Aquila e quanto ci sia stato diverso invece nell'affrontare il tema del Centro Italia. Non sarà un caso se nel Centro Italia legittimamente si può gridare al miracolo, per così dire, a distanza di 6-5 anni a seconda dei territori colpiti nello stato di emergenza, ma invece la città dell'Aquila nel 2012 addirittura fu reclamato dopo solo 3 anni il ritorno alla gestione ordinaria delle risorse, delle procedure
portavoce di una battaglia all'interno del Fondo Complementare, ma perché ha rimesso al centro dell'agenda politica regionale, e saluto e ringrazio il sottosegretario Lannutz, da questo punto di vista è coprotagonista di questa stagione, il tema delle infrastrutture. Vale solo la pena ricordare, lo faccio per novità per non annoiare, il tema dell'estensione della rete TEN-T sulla dorsale Adriatica sulla A14, semplifico naturalmente, l'inserimento della Pescara Roma fra le opere strategiche del PNRR con la relativa dotazione e con l'individuazione di un commissario quasi a, diciamo, a ribadire la priorità, e successivamente il successo che abbiamo ottenuto per l'inserimento dello studio di fattibilità del collegamento Lavica-Mazzica sulla rete ferroviaria nel documento strategico del MINS sulla, diciamo, sul superamento del divario infrastrutturale sulla cosiddetta cura del ferro, di cui avrebbero diritto tutti i capoluoghi di provincia, in particolar modo il capoluogo di Regione Lombardia. Quando ci fu il passaggio dell'inserimento della Pescara Roma come opera strategica nel PNRR, si gridò allo scippo nei confronti dell'Aquila, e io credo che mai, diciamo, quella stagione fu più miope rispetto alle strategie di sviluppo del territorio. Non possiamo più ragionare in termini di Aquilano, Marzitano, Pescarese, sul Montino, eccetera. Dobbiamo capire, credo, che questa amministrazione regionale stia facendo in una logica di sviluppo regionale, anzi sovraregionale, e a tal proposito è significativa la interconnessione istituzionale che è stata fatta fra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con gli accordi fatti con i quattro governatori di regione, fra l'altro con le stazioni politiche diverse, perché dobbiamo uscire fuori dalla logica dei micro territori e iniziare a ragionare in maniera aperta, in maniera estesa. Io credo che la Pescara Roma sia una ricchezza anche per i nostri territori, purché si creino le condizioni per creare i collegamenti infrastrutturali sul ferro e il miglioramento della percorrenza della Sulmona, l'Aquila, Rieti, Terni, magari mettendoci anche sulla dorsale che dalle Marche arriverà nella capitale, e iniziare a ampliare la visione e lo sviluppo, rendendoci conto che viviamo in un mondo molto più ampio dei micro territori e delle micro fazioni. Solo questa grande strategia ci consentirà di dare un senso a progetti che, a fronte di un investimento come questo di quasi 100 milioni di euro per il territorio oggettivamente poco popolato, ma ha un senso se c'è una visione complessiva. E credo che se questa infrastruttura non fosse stata inserita nel documento strategico della regione, probabilmente non saremmo potuti andare al tavolo con le altre regioni, con le centinaia di enti che dicevo prima, per rivendicare una quota parte almeno per iniziare la progettazione e fare il primo stadio. Io credo che dopo anni di abbandono delle aree interne siamo sulla strada giusta. La politica di coesione 21-27, che è in fase ormai avviata, darà ulteriori risposte, con la macro misura P su cui stiamo chiudendo i bandi, darà anche l'opportunità a questi territori e alle forze produttive di immaginare dei processi di sviluppo e di impiego, di occupazione, di lavoro, che poi è la base fondamentale. Quindi io sono davvero, e chiudo, davvero lieto di essere qui oggi, ringrazio tutti voi, perché credo che stiamo segnando una stagione irripetibile per la storia dell'Aquila, del territorio circostante e di tutto le aree interne. Lo stiamo facendo con una capacità di protagonismo come non si vedeva da tanti anni. E il mio saluto e il mio riconoscimento va soprattutto, perché è facile, per modo di dire, fare il sindaco dell'Aquila, ma fare il sindaco, il vice sindaco, l'assessore, il consigliere dei piccoli comuni è condizioni assai più complesse, per richiedere più sforzi, più fatiche, quindi anche la maggiore capacità di far sentire la propria voce. Io rinnovo l'avvio di questo mio mandato amministrativo, la
disponibilità della città dell'Aquila a farsi portavoce delle istanze di tutti i territori circostanti. Grazie. Grazie al sindaco dell'Aquila per Luigi Biondi. Se ci sono domande da parte del pubblico, domande brevi, così diamo spazio per rispondere. Prego. E qualificate così sappiamo anche. Innanzitutto ritengo che nella zona vorrei ringraziare tutte le istituzioni che si sono operate per ottenere questo grandissimo risultato che stiamo vivendo. Io vivo a Marano di Monreale, da quando sono nato non speravo più su questa strada perché se ne parlava da quando ero minorenne o appena maggiorenne. Ho 60 anni di questa strada realizzata, quindi sono veramente soddisfatto dell'impegno che avete dato tutti quanti per giungere a questo risultato. Vorrei però porre all'attenzione vostra, visto che siete riusciti e siete stati così bravi a realizzare questa grande opera, a risolvere un paio di problemi che secondo me risolvendo questi due problemi, uno è di fondamentale importanza per la frazione di Marano, che io spero all'ingegnere Marasco, però sicuramente senza la corrente perché il sindaco lo avrà già informato, è quello dello svincolo Marano. Questa grande opera non ha lo svincolo Marano Nord, quindi cittadino di Marano che abita verso Montereale per venire a Montereale deve andare a prendere la galleria alla fine dell'anno, quindi percorrere un chilometro, fare un chilometro di galleria e venire qui al comune, per cui il cittadino di Marano con questa opera si trova più lontano dal proprio comune di due chilometri. Però il sindaco già aveva interessato l'ANAS, questo io lo sto ripetendo in questa assemblea appunto per far sì che non venga in mente. Poi io chiederei un altro sforzo. Questo è lo sforzo, diciamo, a livello economico, perché con questa strada, immaginiamo questa strada è una bellissima opera che ci porterà all'anno in poco tempo, farà, speriamo, porterà gente a visitare questi due posti, però quello che a me non piace di questa opera, ma non di questa, ma di tutte le superstrade d'Italia, di tutte queste tipologie di opera, sono i pezzi tronchi di strade che rimangono inutilizzati, quindi lo abbiamo. Alcuni tratti della 260 che rimarranno morti lì inutilizzati, quindi chiederei un piccolo sforzo per ripristinare ambientalmente l'intera vallata, di togliere queste piccole pertinenze di strada che rimangono, ripristinare al terreno in modo di far sì che questa grande opera spicchi ancora meglio, diciamo, sull'intero paesaggio, perché abbiamo una bellissima strada con tutti questi pezzetti di 260 che rimangono, non è bello da vedere. Quindi se riusciamo ad ottenere finanziamenti a fare un recupero, un ripristino ambientale, io lo chiamo ripristino ambientale perché qui questa strada è stata oggetto di ripristino ambientale, sicuramente, però non sarebbe stata possibile essere realizzata. È prevista, se è previsto, sono più felice di come ero prima di ringraziare. Quindi se è previsto il recupero dei vecchi pezzi di strada, sono ancora più felice di tutto. Grazie a tutti dell'impegno che avete dato. Corrette che lei ha rappresentato vanno forse diciamo limitate
all'inizio delle sedi, diciamo, approvative, adesso non facciamo, non ripercorriamo il passato, chi c'era, chi non c'era, ma ci è stata, diciamo, ripresentata, cercheremo sicuramente di accoglierla. È chiaro che diventa forse un po' più complicato quando bisogna rimediare a una qualche dimenticanza rispetto a quando la si può già impostare progettualmente dall'origine. Quindi, però è una tematica che ci viene, diciamo, costantemente segnalata e che stiamo recependo in una piccola, bellissima variazione che si è sbagliata su questo quarto punto. Se ci sono altre domande, posso. Buonasera a tutti, consigliere Comune di Campolosco, siamo un esempio di anche da. Allora, questo tracciato, così come volevo rivolgere la cosa del sindaco Pioni e complimenti della direzione. E la Valle della Trana è composta da tanti piccoli comuni dove è difficile entrare in voce, come appena detto per Luigi. Il Comune di Campolosco non è interessato direttamente morfologicamente dal tracciato, però siamo confinati. Conoscete bene la situazione del Comune di Campolosco, doppio cratere 2009-2016. È ripartita la costruzione pesante a breve, anzi è ripartita. Quindi noi chiediamo a questa struttura uno svincolo che ci possa permettere di evitare che il traffico pesante e la costruzione di tutti i servizi passino dentro a Rimini. Ne avevamo già parlato anche con l'ingegnere Marasco, con il sindaco Massimiliano Giorgio, ne avevamo parlato mese fa, c'era anche il sindaco di Gardinia. Quindi parliamo tanto di spopolamento dell'area interna, parliamo di PNRR, parliamo di sviluppo del territorio, sviluppo turistico. Quindi noi, facendo quel lavoro che gli abbiamo prospettato l'altra volta, eviteremo il tragitto da Campolosso arrivi verso l'alto, cioè guadagneremo circa 10 minuti. 10 minuti per una persona che da Campolosso, purtroppo, per cui siamo oggi, si è sposata la vita del lavoro, sono vitali. Anche per un discorso di soccorsi. Cioè abbiamo il distretto sanitario integrato, cioè un discorso di genere, uno svincolo fatto ad occhio per Campolosso, 10 minuti guadagnati su un soccorso. Penso sia di grande importanza. Quindi chiediamo di prendere in considerazione quello svincolo che abbiamo chiesto per Campolosso dalla Colonna di Santa Lucia, dall'uscita della galleria a tornare indietro. Si tratta di un 300-400 metri di predella. Penso che con una somma di disposizione del genere potremmo riuscire a realizzare tutto qua. Come sa l'assessore, c'è un aspetto formale, cioè formale e sostanziale, formale che viene anche sostanziale in alcuni casi. Quando si va ovviamente a sentire un iter approvativo di un'opera che poi è realizzata materialmente sul territorio, ufficialmente possono essere, diciamo, sentiti e coinvolti anche con le finalità con l'utilizzazione dell'opera, chi è interessato direttamente al territorio, sennò poi non si capirebbe l'ambito complessivo di quali altri comuni di chiamare a esprimersi su un intervento che non ricade nel territorio. Cioè, interessato il controllo, anche ad esempio il comune dell'Aquila, che sarà, non ci sarebbe, diciamo, un presupposto nei termini, diciamo, di veto né autorizzativi né quant'altro. Questa è una parte, diciamo, formale che è anche sostanziale, però come sa il soggetto attuatore che ci ha incontrato proprio per richiamare quella sensibilità proprio del PNC, del PNRR, di sentire anche tutti i territori direttamente indirettamente possono beneficiare di questo. Ed è stata valutata l'idea, diciamo, è stata messa sul tavolo la richiesta di un comune che non mi interessa direttamente all'opera, ma di cui può beneficiare maggiormente, perché comunque anche il beneficio c'è comunque anche per Campo Rosso. Ma di aumentare e incrementare questo beneficio. Io ho chiesto soprattutto dove darci a noi come ANAS, che poi siamo lui attuatore, noi siamo quelli con i realizzatori, devono accettare che non è anche essere legittimati a realizzare delle opere, di darci uno spunto anche, diciamo, normativo da questo punto di vista. E mi ha assicurato, io sono stato un po' di giorno fa, che
iniziare questa gestione, che poi noi svilupperemo dal punto di vista progettuale, ovviamente devo confrontarci con chi poi la riceverà sul terreno, ovviamente con voi, ma anche con chi poi la dovrà ricevere materialmente questa realizzazione di questa terreno. Ci viene aspettato che sono svincolo alla via che è partita dai 200 metri sotto il terreno di acqua, si deve salire con un ascensore. Ci sono altre possibilità che rappresenteremo, è un piccolo sforzo progettuale che faremo in parallelo rispetto a tutto il resto, ma a cui diciamo, non ci sottraiamo, non ce lo dimentichiamo. Abbiamo bisogno anche dello studio formale del soggettatore che ci indichi questa necessità che non si andrebbe a rilevare direttamente nella variante, diciamo. Grazie. Di chiudere qui questo incontro. Ringrazio tutti i partecipanti, ringraziamo il GM Marasco per le citazioni che ci ha dato, il sindaco Giorgi mi invita tutti nella sala.